Dottor Gallo, oggi avete firmato con la Regione questo accordo che prevede l'installazione di 43 infrastrutture per veicoli elettrici. Avete scelto l'Interland di Milano adesso per queste infrastrutture, come mai e cosa serviranno? Abbiamo scelto l'Interland per diverse ragioni. La prima è che nell'Interland milanese noi abbiamo la nostra rete elettrica, non gestiamo la rete di Milano, anche se A2A, che è il gestore della rete elettrica, usa la nostra stessa tecnologia. Comunque abbiamo sviluppato l'Interland milanese anche in funzione del progetto Expo 2015, cui siamo Smart and Lighting Energy Partner e quindi forniremo tutti i servizi anche di infrastrutture di ricarica elettrica, oltre a reti intelligenti, sistemi di ricarica per quanto riguarda l'immagazzinamento dell'energia elettrica nelle reti e altri sistemi innovativi per gestire in modo intelligente la rete dell'Expo. Quindi una serie di ragioni che fanno sì che possa svilupparsi attorno all'Interland milanese una rete di ricarica che si raccorda poi con le altre regioni e anche con il nord Europa. Proprio quello di limitare l'utilizzo di mezzi alternativi per spostarsi, per esempio, non so, dalla stazione ferroviaria metropolitana all'utilizzo poi dell'auto elettrica, questo. Sì, sicuramente c'è uno spostamento all'interno dell'area metropolitana. Oggi comunque le auto elettriche dispongono di una capacità di spostamento anche di 200 km e quindi è possibile anche pensare di raggiungere oltre Milano anche tutte le città tutte le province della regione o spostarsi da regione a regione. Quindi diciamo è un primo importante passo per uno sviluppo di una mobilità elettrica nazionale. Noi oggi in Italia abbiamo già installato 1.400 colonnine elettriche. In conclusione ci spiega in breve come funziona questo sistema. All'interno della stazione di ricarica, della colonnina di ricarica, c'è un contatore elettronico che riconosce l'auto che arriva, si scambia le informazioni con l'auto al momento della ricarica e quindi la gestisce in modo intelligente, in grado poi di inviare il conto, la bolletta elettrica, dove e quando il guidatore la desidera, oppure di pagare immediatamente attraverso una card che viene strisciata sulla colonnina. Un'auto del genere per ora. Oggi le auto elettriche hanno un costo che mediamente è 20% superiore a quelle convenzionali, però se si considera il costo di tutta la vita dell'auto elettrica, compreso il costo della ricarica dell'energia elettrica, che è molto inferiore rispetto a quella col combustibile convenzionale, i costi di manutenzione di un motore elettrico sono molto più bassi, un motore elettrico è molto più semplice dal punto di vista dei componenti e si considera quindi tutto il costo globale, compresa l'assicurazione, le facilità di parcheggio, l'accesso anche alle zone ZTL, complessivamente noi pensiamo che oggi i due costi si equivalgano. Graziano Musella, che è il sindaco di Assago. Allora, per un sindaco avere una colonnina di questo genere per i veicoli elettrici sul proprio territorio, cosa vuol dire? Noi abbiamo adottato una politica complessiva, insomma, sia per il trasporto dolce o trasporto, diciamo così, meno inquinante, e sia anche per incentivare, diciamo così, il trasporto pubblico in modo più importante, come per esempio appunto l'arrivo della metropolitana. Abbiamo finanziato quasi il 40% per l'arrivo della metropolitana. L'unico distributore di idrogeno della regione Lombardia è in Assago e quindi questo elemento delle colonnine elettriche va ad aggiungersi a un progetto complessivo di mobilità non inquinante che vorremmo fosse diffuso un po' in tutto il territorio milanese. Noi abbiamo la necessità di diminuire l'inquinamento dell'area metropolitana. Adottare le chiusure del traffico in modo così importante come si sta facendo, sì, può risolvere in quel giorno forse il problema, però non lo risolve alla lunga, anzi crea magari maggiori problemi a chi deve andare a lavorare a Milano e viceversa. Quindi è chiaro che bisogna prendere in carico un investimento infrastrutturale che deve aggiungersi un po' a tutto quello che sta avvenendo a livello nazionale, cioè un'incentivazione, grande incentivazione rispetto all'investimento pubblico nell'economia del trasporto che deve essere assolutamente, possibilmente meno inquinante possibile.